Siamo? Dove è camera? Ragazzi, ma noi rappresentiamo la Federazione Italiana Cuochi e quindi la nostra divisa è questa, un grande omaggio al nostro maestro che è appena scomparso, colui che trasformò la cucina tradizionale nella cucina contemporanea, quindi un insegnamento per tutti noi. Quindi anche il giorno del suo funerale avete voluto venire vestiti come di solito nei vostri locali? Assolutamente, vogliamo presentare la divisa da cuoco, ma era quello che lui voleva e ogni tanto lo ricordava anche noi: quando io morirò venite tutti vestiti da cuoco, e noi siamo qui per rispettare le sue volontà. Maestro, cosa sto qua perché alla fine mi ha dato tanto, no? La passione, la voglia di fare sempre bene, lo spirito vincente, no? Il gioco, perché poi lui era, c'aveva sempre quella battuta per tutti, no? Persona molto, molto buona. Alle volte urlare spaventa, parlare apre la mente. Grazie mille. Calcolate che io ho una carta a casa che lui mi disse 7-8 mesi fa, che non aveva più neanche lui in archivio, dove non c'è una pasta e un riso. Quindi calcolate 35 anni fa iniziare con un ristorante in Italia, dove si mangiava bene solo in casa, massimo in trattoria, aprire un ristorante dove non c'è né pasta né riso. Coraggio. Coraggio, da leone, intelligenza super fina. Sopraffina, e poi io direi anche quella vena artistica che pochi hanno, e il fiuto di vedere molto avanti, cioè sempre di essere veramente il visionario totale. Steve Jobs della cucina di 35 anni fa era lui. Mm-hmm.